grazie. Buonasera. Buonasera, benvenuti a tutti voi. Sicuramente mi avete riconosciuto, io vengo dalla scuola della signora Maria De Filippi e un pochino emozionato, scusate. Signora, grazie. Ormai siamo diventati dei divi, delle star, per cui tutti quanti voi ci conoscete. E noi questa sera siamo venuti qua ospiti in questa magnifica serata qui a Lanciano. Io prima di iniziare, buonasera, scusami il piccolo, buonasera. Un altro dei ragazzetti della scuola. Ah, ragazzetti, siamo due VIP ormai, siamo due fans. Dicevo, io prima di iniziare volevo ringraziare personalmente la persona che ci ha permesso di essere qui questa sera. È vero. E infatti è per questo che dico, grazie Maria. Sempre sia lodata. In quel tempo... Sono il comico della scuola, faccio delle battute. Chiedi scusa a Maria. Perché Maria si diverte molto con me, me lo dice sempre. Chiedi scusa a Maria. Non c'è motivo. Chiedi scusa a Maria. Ma una battutina così. Chiedi scusa a Maria! Scusa Maria! Oh. Non sono degno di partecipare alla tua scuola, ma di soltanto una parola a Costanzo e anch'io sarò raccomandato. Basta. Ho fatto una battuta, sono il comico. Basta. Ci vediamo dopo, cari. Basta. Dai, ho fatto una battuta. Basta! Ehi, a Solange, stai calmo, eh. Io non sono Solange, va bene? Vabbè, non so come ti chiami. Come mi chiamo io? Non mi ricordo perché ci siamo conosciuti. Io mi chiamo Nico. Nico, vabbè. Per gli amici? Per gli amici? Nico. È uguale. Non è uguale perché Nico ce la ho aperta. Oh, vedi. Uno lo sa e cammina raso raso all'armadietto, così sta. A questo così punto presentati tu, no? Il comico della scuola, la De Filippi, si fa tante ricerche. Dicevo, presentati tu, no? Perché mi devo presentare adesso? Presentati. Ma mi conoscono tutti, dai. Buonasera, signore e signori, mi chiamo... Biciu. Per gli amici? Biciu. Ma è uguale. E fatti a me tutto chiuso, per te, pa' amici tua. Così mettiamo... Mi vengono così di getto, mi Comunque, vengono. Signore e signori, di getto. Non erano certo questi gli accordi, infatti non capisco la tua presenza. Ma no, sono il comico della scuola, la De Filippi si diverte sempre, con me lo dice sempre. Tu fa divertirmi, brava. E allora ho fatto qualche battuta per sdrammatizzare, per rompere sì, il ghiaccio. Ti ho chiesto un'altra cosa, non capisco perché tu sei qui, erano questi accordi? No, però non facciamo sentire adesso noi. Erano questi gli accordi? Ho parlato oggi con il professore di danza, va bene? Ho parlato con coso, con Steve Lemans. Con chi? Come si chiama? Steve Lastance. Con chi? Coso, con Steve Lastewards. Con chi? Con coso, con Steve Lastewards. Con chi? Con Steve Lastewards. Con chi? Stella, allora, te fermi. Come si chiama? Tu, carino, hai parlato con Steve Lachance. Oh. Con Steve Lachance. Con Steve. Ma siccome non gliela do la chance a Steve, lo chiamo Steve Giulemans, se no te la shonk. Sono andato a parlare con lui. Ma che ti ha detto Steve? Mi vengono così di getto. Sono andato a parlare con Steve e mi ha detto, guarda, non so niente, vai a parlare con l'altro professore. Sono andato a parlare con Gersons, quell'altro. Garrison, Steve, la chance in Garrison, pronunciala bene. Non mi piace parlare ciociaro. È inglese. Peggio. Siamo in Italia, parliamo italiano. E tu come lo traduci in italiano? Garrison. Gennar. Ecco che è più caratteristico. Oh. E Steve la chance? Stefano la possibilità, ecco. La chance. Mi vengono di getto. Quando ho detto questa battuta alla Maria l'altro giorno ha cominciato a ridere. Mi ha detto, tu troppo simpatico, io fidanzavo con te se ero donna. Non è vero. Così mi ha detto, veramente, guarda.